Ciao a tutti e a tutte, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video che inizio da struccata. Mi sono appena svegliata più o meno. E praticamente, come avete letto dal titolo, questo è una sorta di videovlog. Vi porto con me nella mia giornata tipo da quarantena, perché come ben sapete siamo tutti chiusi in casa in quarantena. Ci annoiamo, non sappiamo che fare, quindi ho detto vabbè, faccio un video così mi tenete compagnia e io poi a mia volta terrò compagnia a voi. Almeno metto questo video venerdì in modo da averne messi due questa settimana. Ieri infatti ho messo delle storie di Instagram dove vi chiedevo di farmi qualche domanda oppure dove poter scrivere qualsiasi cosa e tante infatti mi hanno detto metti un altro video questa settimana che non sappiamo cosa fare, siamo a casa da sole, eccetera, eccetera. E quindi eccoci qua. Volevo parlare brevemente appunto della situazione del momento, che non è tanto, tanto bella, diciamo. Volevo chiedervi prima cosa come state voi, perché voi me lo chiedete sempre, però io non ve lo chiedo mai, quindi voglio sapere assolutamente giù nei commenti come state passando questi giorni chiuse in casa, se state facendo le video lezioni, cioè questa cosa è veramente strana. Io ovviamente ho finito il liceo, quindi non ho video lezioni, però voglio sapere come stanno andando, se vi trovate bene e soprattutto ieri una ragazza mi ha detto che oggi avrebbe avuto un'interrogazione in videochiamata, io tipo, cosa? Stranissima, una cosa stranissima. E poi volevo rispondere a un po' di domande che mi avete fatto ieri, a cui non ho risposto su Instagram, così ci teniamo un po' compagnia e vi rispondo qua in questo video. Allora, ieri mi hanno appunto chiesto cosa facessi in questi giorni, ho detto che io sto mangiando tantissimo, cioè raga, quando sei a casa e non sai cosa fare, mangi. Cioè, ditemi che non sono l'unica che quando è annoiata mangio perché, cioè, io sono disperata. Poi potrei anche fare tipo esercizi in casa, ma non ne ho mai voglia. Cioè, non ho voglia di mettermi lì, sudare, poi mi si sporcano i capelli, me li devo lavare. Cioè, non c'ho voglia, però dovrei farlo, dovrei realmente farlo. Poi una ragazza mi chiede come stai vivendo questi giorni. Un po' così, nel senso, ovviamente, come tutti, spero che la faccenda si risolva il prima possibile perché non è una situazione particolarmente bella, non è bello essere obbligati a stare chiusi in casa. Ovvio che non mi sento neanche di lamentarmi eccessivamente perché comunque sapete, no, anche le cose che stanno andando su Instagram che dicono ai nostri nonni è stato detto di andare in guerra, a noi è stato detto di stare seduti sul divano ed è effettivamente così, cioè non è la fine del mondo. La situazione non è bella per quello che sta succedendo al di fuori, però noi nel nostro piccolo stiamo relativamente bene, quindi sono un po' annoiata a volte, però comunque facendo i video, montando i video, facendo i TikTok mi tengo impegnata, faccio le mie cose, alla fine mi diverto anche, quindi sta andando abbastanza bene. Poi una ragazza mi chiede se è in quarantena. Sì, come tutti in questo momento. Oltretutto io sono della Lombardia, quindi proprio zona rossa dal principio. Sì, ovviamente sono in quarantena, chiusa in casa, non sono uscita neanche una volta, anche se tipo negli scorsi giorni si poteva uscire per fare una passeggiata, adesso neanche più quello. Cioè, questa cosa mi crea un attimo di ansia perché finché sai che puoi uscire nei posti poco affollati, io abito tipo in un paese un po' sperduto, cioè non se lo fila nessuno, c'è poca gente, vai tipo nei boschi e non c'è nessuno. Quindi finché sai che puoi uscire per fare una passeggiata nei posti poco affollati, comunque sei più tranquilla. Adesso che sai che neanche puoi uscire, devi uscire con l'autocertificazione se vai a fare la spesa, queste cose qua, mi crea un po' di ansia come cosa perché comunque sei, cioè, chiusa in casa. Io non ho neanche tipo un giardino, niente, ho tipo un balcone, poi il mio appartamento da sulla strada, quindi. Poi la ragazza mi chiede, puoi fare più video in questi giorni? Morning routine, video in cucina, recap tutorial, appunto, ho deciso di fare questo video per metterne un altro, così ci teniamo compagnia a vicenda. E poi ho deciso con la Giulia di fare un video in cucina, pazzesco, pazzesco, quindi fatemi sapere se vi piace come idea e perché no, che ricetta vorreste vedere? Cioè, noi abbiamo già pensato a un paio di ricette, però non ne siamo tanto sicure, quindi fateci sapere. Poi, tante ragazze ieri mi hanno chiesto di fare il makeup tutorial del trucco che avevo ieri, che era in realtà abbastanza semplice, però ho deciso di rifarlo oggi così vi faccio vedere. Magari tipo evito di farvi vedere la base perché è sempre la stessa, vi faccio vedere solo il trucco occhi per 10 minuti quando mi trucco. Poi è uscito il discorso ieri nelle domande di Instagram dei concerti e io appunto ho detto che mi è stato rimandato il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che era il 29 febbraio ed è stato rimandato a ottobre e poi eravamo un po' tutte preoccupate per i concerti di quest'estate. Quindi tipo di ultimo una ragazza mi ha detto che ha quello di Billie Eilish, mi sembra mi avesse detto, sì, e quindi eravamo tutte un po'. Cioè io mi auguro che questa faccenda si venga messa sotto controllo, cioè già a inizio aprile. Me lo auguro immensamente, non per i concerti ovviamente, ma proprio per
per tutto. Vabbè, quindi ho risposto brevemente a quelle poche domande a cui non avevo risposto e quindi niente. Io mi voglio truccare perché non mi posso vedere così, quindi direi che se per voi va bene, direi di sì perché non me lo posso chiedere in diretta, passerei il make-up così vi faccio vedere i passaggi. Ok, allora mi sono fatta la base. Quindi mi sono messa il correttore, ho fatto un leggero contouring, mi sono fatta le sopracciglia e boom. Volevo farvi vedere che ultimamente non sto usando un blush in polvere. Sto provando a utilizzare una matita per le labbra al posto del blush. Cioè, sì. Sto usando, sì, una matita per le labbra al posto del blush. Praticamente mi trovo bene perché mi sembra che mi duri di più delle polveri. Quello che faccio è praticamente tampono la matita sulla guancia e la sfumo con il pennello. Adesso io ho lo specchio di là, quindi prelevo il prodotto anche direttamente con il pennello. Adesso io non so quanto voi possiate vedere, perché la ring light appiattisce un po' tutto, quindi anche i colori forse non sono tanto veritieri. Ok, ho spostato la ring light così magari vedete un pochino meglio. Fatto questo, passo agli occhi, giustamente. Allora, in realtà avevo un semplicissimo eyeliner. Uso principalmente questo qua di Deborah, che è l'eyeliner 24 ore waterproof. Vado a fare semplicissimo eyeliner. Io quando lo faccio parto dall'angolo esterno dell'occhio, dalla rima sotto, traccio una linea e poi unisco. Oddio, come faccio a farlo vedere? Sono gobba come un goblin. E ora unisco e coloro. È venuto peggio del solito perché farlo cercando di farvi vedere anche voi è veramente complesso, però più o meno è questo. Lo faccio anche dall'altra parte, ma non vi faccio vedere perché se no è un casino con questo occhio. Ok, ho modificato leggermente anche la forma di questo perché non mi faceva impazzire. Ovviamente sono diversi perché figurati, tipo questo è più impennato di questo. Quindi, fatto questo, passo a fare la codina inversa qui. Quindi porto l'eyeliner fin giù qua e lo congiungo alla rima inferiore. Per fare questo però non utilizzo il pennello dell'eyeliner perché è troppo spesso, ma uso un pennellino minuscolo da precisione. Questo è l'Ercio di eyeliner perché l'ho usato ieri e però vedete che ha la punta super fine. Con il pennellino prelevo il prodotto. Vediamo se riesco a farvelo vedere, non vi prometto nulla perché qui c'è da essere super mega precise. Vedete, traccio una linea. Una cosa del genere. Poi, se qui non è una linea proprio netta, precisissima, vado a renderla più precisa con un po' di correttore. Easy. Ed ecco a voi questo occhio un pochino più da gatto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Piego le mie cigliozze. E nel trucco di ieri avevo su anche le ciglia finte, però quelle a ciuffetti, quindi quelle singole, attaccate una a una. Queste qua le avevo prese da Primark, sono abbastanza carine, ci stanno, sono tipo le uniche ciglia finte che mi sono rimaste perché non ne ho più e non riesco a trovarne di belle, che mi piacciono, che non siano troppo esagerate, che non siano neanche troppo troppo naturali. Quindi se avete dei consigli di ciglia finte belle, scrivetemelo giù che mi fate un favore. Semplicemente le appoggio dove voglio e loro stanno lì. E ne metto 4 per occhio, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, fatto. Io comunque preferisco le ciglia finte a banda, nel senso quelle tutte unite perché sono molto più veloci da mettere, più facili secondo me. Queste ci metti di più perché devi applicarne una. Io faccio poi una passata di mascara, soprattutto nelle ciglia qui dove non ci sono le ciglia finte. E quando faccio questo tipo di trucco mi piace mettere nella rima interna qui una matita panna bianca e non applicare il mascara nelle ciglia sotto. Quindi metto la mia matita. Voilà! Per quanto riguarda le labbra, ieri ho usato questa matita della Make Up Forever che è la numero 602 e sopra la matita ci ho applicato un filo di gloss, semplicissimo. E questo è il trucco occhi finito. Ok, sono le 4, sono passate un paio di ore. Io nel mentre ho già editato tutte le clip prima di questa.
Pazzesco, mi sono portata avanti. Oltretutto stavo pensando di... Dicevo, stavo pensando di finire qui questo sorta di vlog chiacchierata assieme per poterlo caricare già oggi, così lo carico oggi per le 5 e basta. E lunedì metto il prossimo video che sarà quello di lunedì sarà, a mio avviso, mi sono tirata un'unghia sui denti, a mio avviso un video super divertente perché sarà con mia sorella e con il mio migliore amico, quindi state sull'attenti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e qualsiasi cosa perché dovete vedere il prossimo video, cioè dovete per forza. Quindi io mi sa che termino qui il video, vi saluto, vi mando un bacio immenso, mi raccomando state in casa, state bene, statemi bene, sembro tipo una nonna, state in casa, al caldo, sotto le coperte, bevete, cioè mangiate, bevete la vitamina C, le arance, tenetevi idratati, bevete tanta acqua, acqua e limone, bla 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 bla, mi raccomando. Io vi mando un bacione immenso, ci vediamo lunedì con il prossimo video che non potete assolutamente perdervi.